Hey yo, what's good everyone? Benvenuti nel mio canale. Questo è Mauro che vi parla e oggi vi porto una nuova reaction al Fight Club. E questa volta è una di quelle sfide che penso che tra i commenti, non lo so. Secondo me è quella più richiesta di tutte. Questo qui con il punto di domanda italiano, il punto di domanda spagnolo, il punto di domanda italiano contro David, perché non so come posso chiamarlo. Come si può chiamare questo? Non lo so. Boh, domanda, non lo so come lo chiamate. Comunque andiamo a vederci, mi avete detto che questa sfida sarà divertentissima, ci sarà uno show di flow, quindi non perdiamo tempo, andiamo subito a vedercela, dai. Partiamo in ordine. Debit contro punto interrogativo. Ah, solo punto interrogativo si chiama. Okay. Questa regà non è una battle. No. Questa sarà una coreografia, ragazzi. Ah, lo sa già. Si parte al 3, 2, 1, fa! Fratello, quanti anni? Scusa, ora devo massacrarti! È tutto così surreale! Io non sono neanche un freestyler, eppure sto in finale nazionale! È surrealismo puro! Quel che mi pappo su realtà! Ho mangiato una tela d'Italia, adesso complesso da temporalità! Quante lezzo a terra, ogni lezzo fante peso, detto questo sto istante dal resto del resto. Durante sta plesso potrei anche fermarmi. Che fai? Meglio che termini. Scusa, parlavo da solo. È il bipolarismo del Gemini. Rido perché ne vedremo delle belle. David l'ho scritto sul Death Note. Riderò crepop L. Questo. Mamma mia. È la stessa cosa. È suo sosia! È suo sosia! Oddio, questa sarà da morire da ridere. Mamma mia. Ma sono amici. Un minuto di risposta subito per Debit al 3, 2, 1, fai! Tu impara come distinguere un fenomeno da paragone. Oh. Io mandi ora faragone. Volo senza avere il fisico giusto e le ali come fosse un calabrone. Questo non è un rapper, questa è carta carbone. Carta carbone. Tu non sei un rapper, bello. Tu copia e basta, sei un trasferello. No, appena ti tocco il culo di scoppio, fa tipo è ronco matte che è tavernello. Quante cazzo ne vuoi, viene Giuda. Non hai carattere sul palco, Dio non ti aiuta, il suo cadavere in un sacco di Giuda, la mia gente ti sputa. No. Non l'avevo chiusa. Non l'avevo chiusa. Fottene. Un minuto subito per il secondo round. A questo giro parte Biellenchè esaltato. Vabbè, ma è normale. Comunque quando, cioè, lui è uno che sputa tantissime barre. Forse è il migliore in Italia, assolutamente, perché, cioè, fa degli incastri pazzeschi, il suo rap è complicatissimo, pure quando fa freestyle. Quindi per lui vedere una cosa del genere deve essere tipo mind-blowing, no? Che ne dite? Boh, non lo so, Lui è abituato a vedere le sfide, cioè a giudicare chi fa la rima più bella, chi ha la punchline migliore, chi ha l'incastro migliore, tutte queste cose. Poi vede questi che si divertono così, ovvio, ti fa divertire. È un qualcosa di mai visto, è davvero bello. Se ami il freestyle, devi amare anche queste cose. Debit, si va al 3, 2, 1.
uno. È bello esaltato, infatti, la viene che. Sono pronto a farci il culo. Se parliamo di Parreno nel Reggio, un paio uccello leggendario, articulo. Vi spiego la differenza tra me e Debit con una storiella medievale. Questo è il buffone di corte, ma io sono il menestrello reale. E allora vai a suonare in Sardegna. Non lo vedi com'è emozionato? Sembra lo sfigato davanti a una fregna. Ma incapace! Ti ammazzo con un verso verace. E riescati in pace. Per farlo fuori ho portato una cosa infallibile. La mia pistola laser invisibile. Questo non arriva alle mie commissioni, neanche alle mie sintassi. O forse sì. No. Sì. Sto. Dice ce l'hai, si parte al 3, 2. Col minuto 4 quarti era abbastanza cringe. 1, fa. Faccio questa roba da parecchio, ma non ho mai lavato contro uno specchio. Specchio delle mie brame, rispetto a te son più vecchio, ma almeno io so repare. State fermi qui, ma chiedetevi a guardare cosa. Questa battola è MC Fierli che tenta di battere Mozart. Ora dico, se sei Mozart ti sperisco in Mozart Vigo. Warplay, Cristo fra, sono la pistola e tu sei Cobain. Rapper addestrato, attestato, l'avversario dove cazzo è stato. Inutile che in tema di massacro mi starebbe all'altra volta già pensato. Addirittura voleva copiarmi e attentato, ma poi è esploso tipo un attentato. Ne do un'altra, freestyle avviato, sincronizzazione a corso, avversario l'ho rilevato, un quarantenne disoccupato. Così è troppo facile, dammi le chiappe, aprile, più me lo tocchi e più me cresce, sono il primo perché prendi il presce con ad aprile. È finita, ti ammazzo sopra il beat, fai il tecnico, continua. Io ti ammazzo su un amato, ma lo faccio in baby freeze. Questo! Finito? No, forse hai iniziato stato proprio tu. Adesso decide il pubblico prima della giuria. Se volete che a vincere questa sfida sia punto interrogativo al contrario, punto interrogativo. Fate casino per lui al 3. 1, 2, 3. Se volete che il vincitore di questa battle sia Debit, fate casino per lui al 3, 1, 2, 3. Ma che fa? Ma che fa? Visto che è una sfida molto importante, la finale nazionale, è giusto in qualche modo premiare chi fra i due è stato proprio obiettivamente, secondo me, di poco più bravo, e quindi do il voto a Debit, ma mi auguro di rivedere presto, punto interrogativo al contrario, punto interrogativo, ma soprattutto di rivedere presto una sfida fra loro due, bro. Sì, ha vinto Debit, diciamo, non so se ne vorrei rivedere un'altra tra loro due, cioè non lo so, perché tipo nel minuto era divertente, però nel quattro quarti, cioè, non lo so, un minuto di come fa Debit, cioè, è spettacolare, ti fa morire da ridere, però nel quattro quarti, non lo so, se contro uno è normale, se contro uno che rappa normalmente, ci sta, è divertente vedere la risposta nel quattro quarti Debit, ma tutti e due così, non lo so, è uscito un po' troppo cringe secondo me dopo un po', ci stava tipo il minuto a testa e poi il minuto in quattro quarti, due minuti in quattro quarti e poi basta, cioè con lo spareggio già iniziamo a rompere le balle questa sfida, però dai,
è stato divertente, è qualcosa che non vediamo tutti i giorni, quindi mi sono divertito assolutamente. Spero che sia piaciuto il video anche a voi ragazzi, mettete un like, condividetelo con i vostri amici e non dimenticatevi di iscrivervi al canale attivando le notifiche e ci vediamo alla prossima. Bella!